In Nord Italia incontriamo Giorgio Di Bitonto, che negli anni 70 ebbe una serie di incontri con esseri di levatura morale altissima a bordo di un UFO. Di Bitonto ci introduce in un tema molto importante. Oltre a incontri con esseri di altri pianeti, ma appartenenti alla nostra dimensione, ci sarebbero anche incontri con esseri di altre dimensioni, cioè di altri piani di esistenza. Di Bitonto e una sua compagna furono chiamati da una voce interiore in questa radura, dove assistettero più volte alla discesa di una forte luce bianca. Sul campo si posarono una nave a forma di sigaro con alcuni dischi volanti. Come sentiremo anche in questo caso, il tema della luce è centrale. Questo disco praticamente al momento in cui noi ci siamo avvicinati era una luce meravigliosa e siamo entrati in questa luce e appena siamo entrati in questa luce tutto di noi è cambiato. Cioè noi siamo rimasti noi, non è che siamo diventati un'altra persona, però non so come dire, è un senso di leggerezza, un senso di corporeità non più come la proviamo noi qui con molti inconvenienti. La possibilità di leggersi nel pensiero, la possibilità, questo lo so che è difficile da spiegare, di essere contemporaneamente in più luoghi. Ecco, ed entrando era proprio un ambiente, era un ambiente. E poi questa luce ci ha portato dentro l'altra, che era molto più grande, che era l'astronave. Di Bitonto si trova dunque durante l'esperienza in un altro piano di realtà in cui è totalmente cosciente. Non è né un sogno né un'allucinazione. Mondo come questo, c'erano gli alberi, c'erano i fiumi, i laghi, c'era un sole anche lì, c'erano le nuvole, però in questo ordine di cose. Quindi fondamentalmente la realtà era quella del tridimensionale, la bellezza della vegetazione, la bellezza di un panorama, la bellezza del cielo, però in quella luce, quell'energia, quella realtà era, non saprei come dire, aveva un'espansione diversa. Faceva parte di te e tu facevi parte di lei maggiormente. Anche a Di Bitonto fu mostrato su di una specie di schermo lo stato pericoloso del nostro pianeta e il futuro che ci aspetta. Il pianeta sta asfissiando, la vita è in pericolo, ma il destino è nelle mani dell'uomo. L'uomo della Terra deve veramente cambiare tante cose. Altrimenti non è che viene l'Apocalisse perché Dio manda i fulmini dal cielo, Giove, le saette dall'Olimpo. È l'uomo stesso che costruisce le premesse per una distruzione senza ritorno. Ecco, però poi il messaggio è positivo. Cioè, a noi è stato detto e mostrato con alcune scene che praticamente questa distruzione non avverrà. Cioè, Dio non si lascerà distruggere da alcuni che vogliono portare determinate esperienze negative all'eccesso una casa bella come questo mondo. La nostra casa comune. Quale valore fondamentale dovrebbe guidarci? È l'amore. E come qualità dell'amore ci è stata indicata la bontà. E l'amore inteso come superamento dei limiti egoistici, dei tornaconto limitati, personali, cioè entrare in una visuale dove io non posso permettermi una cosa che a me piace ma a te dispiace, una cosa che viene a mio vantaggio ma nettamente a tuo svantaggio. Quindi questa ottica aperta ci porta oltre questo limite e ci porta in un'armonia universale, in una finalità universale dove tutto va a concorrere al fine che è buono. È una visione analoga alle grandi tradizioni spirituali. Come sono da intendersi i diversi piani di realtà in cui si manifesta l'energia vitale? A noi fu spiegato che l'energia tridimensionale forma il mondo fisico. Poi ci sono altre dimensioni superiori che loro hanno chiamato di energia cosmico-astrale. Cioè, questa energia vitale non è più solida come la materia, però non è ancora lo spirito, assomiglia ancora molto alla solidità e alla forma della materia. Però loro hanno detto, mentre la materia è di forma tridimensionale, là abbiamo una pluri
dimensionalità. Abbiamo una, invece di tre forme, abbiamo molte più forme. E quindi più si sale in questa scala di dimensioni e di mondi, più ci si allontana dalla materia e più l'energia vitale è sempre meno solida come il tridimensionale ed è sempre più leggera e spirituale, finché si arriva a quella barriera ideale che loro hanno chiamato la barriera celeste, oltre la quale ci sono tutte le forme e non ce n'è nessuna. Cioè lì le forme vengono create se vogliono essere create, perché c'è la totale libertà dell'espressione dell'essere. Di Bitonto dice di aver visto sul piano più alto, ma dove ancora c'è la forma, alcune manifestazioni dello Spirito Supremo. Io però dico, questo l'ho vissuto, e quelle due persone, una era Gesù ed una era la Madre Divina, la Vergine Maria. Aggiungo che insieme a loro c'erano anche maestri orientali, c'erano anche figure grandi delle religioni o islamica o induista o buddista, e quindi c'erano anche queste persone. L'esperienza di Bitonto ricorda molto, per certi aspetti, quella di molti mistici portati in cielo in una sfera di luce o su di un carro di fuoco. La sua visione delle diverse dimensioni riflette quella di alcune grandi tradizioni religiose. Di Bitonto non si considera un messaggero e neppure ha un suo gruppo. L'aspetto mistico può certo sorprendere. L'incontro con esseri di luce può ricordare gli angeli, l'incontro con esseri immateriali può far pensare agli dèi.